ci proponiamo di individuare la risultante di questo sistema di forze agenti su una figura piana triangolare. Allora, questa figura è un triangolo equilatero, il cui lato è 6 cm. Osserviamo che nei punti B e C agiscono due forze, F2 ed F3, uguali e contrarie, allineate, e che quindi si annullano a vicenda. In A abbiamo l'azione di questa forza F1 di 50 N e un momento antiorario di 400 N per metro. Nei punti intermedi, chiamiamoli B ed E, dei lati AB e AC, agiscono queste due forze che sono perpendicolari ai lati stessi, quindi quest'angolo di 90 gradi e quest'angolo pure di 90 gradi. Allora, come prima operazione, proviamo a sommare proprio queste due forze. Quindi consideriamo questa retta d'azione. In questo punto di incontro delle rette facciamo scivolare i due vettori F5, supponiamo che arrivi qui, ed F4. Graficamente è facile individuare la risultante. Da questo estremo conduciamo la parallela al vettore F4, da questo estremo la parallela al vettore F5. Il punto di incontro di queste due rette ci fornisce l'altro estremo della risultante dei due vettori F4 ed F5, che possiamo indicare con R1. Ora, questo triangolo si può dimostrare che è un triangolo equilatero, per cui R1 sarà uguale a F4, ai valori di F4 o anche di F5, e cioè di 50 N. Perché questo è un triangolo equilatero? Possiamo dimostrarlo in tanti modi. Per esempio, uniamo i punti D ed E. Allora, osserviamo il triangolo ADE. Questo è un triangolo equilatero perché ha tutti i lati paralleli al triangolo equilatero di partenza. Quindi quest'angolo è di 60 gradi. E allora quest'angolo, essendo quest'angolo complessivo di 90 gradi, sarà di 90 meno 60, 30 gradi. Per simmetria anche qui abbiamo 30 gradi. Quest'angolo sarà pari alla somma degli angoli interni di un triangolo che è 180 gradi, meno 60, quindi è 120 gradi. E quest'angolo qui, che è opposto a questo, sarà ancora di 120 gradi. E dunque, per simmetria, abbiamo qui un angolo di 60 gradi, e anche qui. Inoltre, questo quadrilatero ha i quattro lati uguali. Quindi se uniamo B con C, ecco, questo segmento divide questo vettore R1 in due parti perfettamente uguali. Quindi questa misura da qui a qui è uguale alla misura che va da qui a qui. Quindi questi due triangoli, 1 e 2, sono del tutto simmetrici ed uguali. Se quest'angolo è 60, anche questo è 60. E allora qui avremo 30 gradi e 30 gradi, ovvero complessivamente tutto questo angolo è di 60 gradi. Quindi questo è un triangolo equilatero. Allora, abbiamo individuato il valore della risultante di questi due vettori F4 e F5, sommandolo al vettore F1 abbiamo un vettore risultante, che possiamo indicare con R2, che vale appunto F1 più R1, quindi 50 N più 50 N, e quindi abbiamo un vettore il cui valore è 100 N. Bene, questo vettore, questa risultante, possiamo sommarla a questo momento M con A. Come si somma un vettore, una forza e un momento? Si trasla la forza a destra o a sinistra, comunque parallelamente a se stessa, da una distanza tale dal punto di applicazione da determinare rispetto a questo punto stesso un momento uguale a questo momento qui. Allora, partiamo dalla relazione M con A è uguale a F per D. Il momento è uguale a forza per distanza. Formula inversa, distanza uguale a M fratto F. Beh, nel nostro caso M con A fratto la risultante, la forza F è questa, R con 2. E quindi sarà uguale a M con A, 400 N per metro, fratto 100 N. Qui semplifichiamo, Newton e Newton, restano 400 diviso 100, 4 metri. Ecco, quindi dobbiamo spostare questo vettore di una distanza pari a 4 metri, ma a destra o a sinistra rispetto al punto di applicazione. Se il momento è antiorario,
e dobbiamo spostarlo evidentemente a sinistra di 4 metri. Ora questa misura, se tutto il lato è 6 metri, questa metà del lato è 3 metri, quindi ecco, diciamo che più o meno il vettore si potrà trovare qui, il vettore risultante R, a una distanza cioè di 4 metri dal punto A. E allora, sommando il vettore R con 2 e il momento M con A, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo spostare questo vettore R con 2 a destra o a sinistra? Beh, evidentemente a sinistra rispetto al punto di applicazione, perché deve creare un momento concorde a questo M con A, quindi antiorario, di una distanza D che è data da questa formula, quindi 4 metri. Bene, possiamo fermarci qui. Buon lavoro.